Con noi la dirigente Maria Saletta Longobarda, poco fa si è tenuto questo incontro con l'amministrazione. Che cosa siete riusciti ad ottenere? Abbiamo avuto un'ulteriore conferma dell'impegno dell'amministrazione, in particolare dell'assessore Lucia Mameli, che ci ha dato speranze per il nuovo piano orario che la Regione dovrà proporre, dovrà approvare. E si è detta, insomma, impegnatissima a compulsare, insomma, i nostri governatori affinché la nostra nave delle 7:30 riprenda la partenza da Ischia e ci porti i nostri studenti a Procida. Presidente, il vostro grido d'allarme veramente ha suscitato grande clamore nella comunità, molto vicina sempre al carcere, sempre molto vicina all'istituzione scuola. Il comune farà la sua parte, la scuola farà la sua parte, chiediamo alla regione un passo avanti. È un grido di allarme, come dire, per la cultura, per l'educazione, per la comunità tutta. È un grido d'allarme che veramente chiama in causa tutte le persone di buona volontà che hanno a cura lo sviluppo culturale di quest'isola.